Ecco, una cosa che mi colpisce è la differenza tra lei e, è brutto da dire, non tutti, però lei parlava, sua moglie, di questione di cultura. Certo che è questione di cultura, ma tanti uomini del sud, l'idea che la moglie finisca per un po' di minuti col viso, io non sono stato così, su YouTube non l'accettano, stranieri idem. Poi su certi temi così particolari, cioè vai a parlare di prostituzione, cioè, capisci? E allora, un conto è vista da un uomo, un conto è vista da una donna, per di più con nazionale, di so anch'io che la percentuale è bassa, soprattutto i numeri a Reggio fortunatamente. Prima del Covid ce n'era una ventina, fra tangenziale e poi se è stato a Reggio si ricorda, tangenziale e via Emilia, soprattutto tangenziale. E quella che dico io lavora davanti alla casa dei genitori di una mia ex compagna di classe di elementari e media. E sono i genitori, i nonni di Piccinini, il calciatore del Pisa che è andato a segno due domeniche. E io giocavo pochi mesi perché ho giocato con i fratelli. Quindi insomma c'è, una volta farò una gag, vedo quando farla, con questo signore che va anche in bicicletta, dico, gli farò uno scherzo, dico, ti pago io 50 euro, voglio vedere la faccia che fa. Perché poi lei sa com'è il mondo. Il mondo è, lo faccio ma non lo dico, insomma, no? Io non è che io non lo faccio ma lo dico. È un po' fine sottilissimo. Poi se è stato a Reggio le dipingo proprio, le faccio capire dov'è, di fronte alla Citroën c'è proprio un palazzo da fuori molto brutto, dall'altra parte sul retro è bello, il palazzo della prostituzione, prostitute e trans, e lì lei è da 9 anni e io a dirle, non dico questo, almeno dico, ah no, poi parlavo con una sua collega qualche giorno fa, l'ho fatto guidare la macchina e non sapeva, perché se glielo dico non sapeva che mi guidavo, non ho neanche usato il nome, anzi poi si chiama, ho detto no perché hai visto chi era? Era violino, era piccolo, sì. Quindi anche lei diventa amico dei clienti, sì, no, sì. E lei a dirmi, poi mi vedono tutti, c'è al terrore questa ragazza che è un'altra, se lavora, se fa l'hostess al Sassuolo, dove hanno, è un viso molto bello, l'altra, 37 anni, ci provi, ha paura che qualcuno dei clienti la riconosca lì. Sì, ma se è un contesto bello, non è che, dico, ma ci sono opportunità, no, niente, l'altra aveva smesso, un'altra ha smesso proprio, adesso fa la cameriera. Però proprio, ed è brutto perché, allora un giorno l'ho chiesto, ma alla mia amica, ma come farai con te? Prima che lo sappia dagli altri glielo dico io, sì, io capisco, per carità è la tua vita, anzi quando tornerai in Romania perderò un'amica, una con cui piangere come adesso, che voglio di piangere. Ho passato altri momenti particolari, oggi sono a caldo, ma però mi auguro per lei che torni, vada via più presto, perché non ha senso, sono stati 9 anni in cui, e sono fortunatamente sempre meno, però insomma, e poi se conoscerai il sito Bacheca incontri tutto. Ce ne sono una marea, non tanto dell'est, magari ce ne sono una marea, foto false, eccetera. Intanto mi viene in mente di pubblicare telefonate di richieste di informazioni, che io faccio con un privato ovviamente. Ho raccontato raramente, anche perché si spende un patrimonio, locali per scambisti, che in realtà sono esibizionisti, non è ovviamente. Se lei vedesse il video pubblicato per errore capirebbe tante cose. Ma ovviamente quando capiscono che io fuori faccio giornalismo non mi fa più entrare, e girano tanti soldi. E
Non trovo nessuno, mia moglie è lontanissima, ma anche per cose molto più leggere, tipo provare il luxury, no? Le cose più belle, le moto, gli abiti. Ma non dico il viso, mia moglie no, poi vabbè. Piacerebbe, non trovo nessuno che dal nulla come voi si affacci e mi dica, tra l'altro una coppia è gratis, o come vi guardano, eccetera. Al Bolero di Bologna, ultima volta che poi mi hanno detto, guardi che non ho parlato di voi, non l'avevo ancora fatto. No, ma facciamo un'azione creativa. 600 persone alla festa musicale, fra cui un fotografo di professione di un giornale importante. Situazione singolare, perché io sono la curia mi impedisce di fare le riprese, perché bestemmio con le foto, bestemmio, mi è capitato sì, perché mi impediscono di lavorare, perché io, per la nostra testata che non è un blog, vale televisione, niente. E un fotografo di professione che è a Libro Paradagni e mi ha detto, no, con l'altro in certe notti ho litigato. Siamo già due che... ok, allora va benissimo. E io non posso riprendere la messa del Giovedì Santo. Mi dici sono dei bambini quando non ci sono, quando inquadro l'altare. No. Capisce che... Pensa, la liberatoria funziona così. Nessuno la chiede mai, escluso negli studi televisivi. Ma c'è là, qua c'è l'altare, io mi metto qua, guardo che non ci siano bambini, lascio lì, sto in silenzio, oppure vado a fare un giro, lascio la ripresa. Vado a fare un giro nel senso che mi muovo con la chiesa, faccio vedere qualche altro, ma da lontano non giungo su volti. Ma la liberatoria, sai, dovrei partire e il tutto funziona sempre allo stesso modo, Alberto. Cioè, se c'è il telereggio non serve liberatoria. Se c'è un singolo, sei uno che gira col telefonino. Sei un ex giornalista, mi dice un video, no, non sono un ex giornalista. Adesso sono sospeso, ma se voglio fare il bloggerismo lo faccio a un certo livello. E ho fatto, poi è lo stesso. E quindi sempre un filo sottilissimo. Un altro, no, un conto è su un video, su un volto, cioè, se passa, non so, messa di Natale, faccio una panoramica, mi muovo, aperto, un video sui volti, tanto meno degli assunti. Lei consideri che società sportive... Non lo so, dica lei, ancora io non ho chiuso... Chiedono sì le liberatorie, un altro mio tema chiave.